successi internazionali, candidature ai Latin Grammy, premi ai Billboard Latin Awards e adesso arriva il momento di conquistare l'Italia, Sanremo. Finalmente l'Italia, l'Italia è sempre nel nostro cuore, abbiamo tanto da far vedere agli italiani, ma soprattutto il nostro obiettivo è condividere la nostra musica con gli italiani, perché non tutti ancora ci conoscono, quindi ce la metteremo tutta con Sanremo. Presentatevi non personalmente, quindi che cos'è il volo musicalmente? Perché ci sono stati tanti equivoci, qualcuno ha parlato dei tre tenori, ma non lo siete neanche tecnicamente, no. Perché siete... Siamo due tenori e un baritono. Quindi basta definizione tra tenori. No, vabbè, noi siamo il Volo, ed il Volo è un gruppo di tre ragazzi che cercano di proponere... Perché sto pensando... In spagnol si dice proponere. Scusate. Apre spagnolo. Allora, perché no, che cercano di proporre, ecco, un nuovo genere musicale anche ai più giovani, ecco. Perché il nostro genere non è classico, perché non si può definire classico, e non è neanche troppo pop, è un mix, ecco. Pensiamo che sia un mix perfetto e che può racchiudere sia una fascia più adulta che anche una fascia più giovane. Allora, siete in tre, siete un pacchetto di voti importanti, no? Però dal telefonino non potete votare il Volo a Sanremo. Chi votate? Così anche non senza potete votare... Carlo Conti. Non va. Vale, no, non va. Vale, no. Allora, siamo molto amici di Lorenzo Fragola, sicuramente. Ignazio è amico anche di Alessio e di Argec. Io voto di Argec. Sì. E invece... Tu Irene Grandi e io per Lorenzo. Aspetta, devo dirti che anche Bianca Azzei è una bella voce, devo dirti. Irene Grandi so perché la voti, perché ti devi far perdonare qualcosa. Mi devo far perdonare, abbiamo la camera, io sono al quinto piano e lei al quarto piano, però sta sotto di me, siccome io adoro cantare sotto la doccia, la musica classica, opera, quello è il mio mondo, lei ieri sera a cena mi dice, ma chi è alla quale 5 è quello che... ha detto... Io perché? Ti prego, stai zitto, non posso più sentirti cantare. Si muove il lampadario, comunque ha detto, mi farò perdonare. Presentate invece, non la possiamo cantare, ma presentate la vostra canzone. La canzone del Volo si intitola Grande Amore, e giustamente parla di grande amore anche perché siamo sotto San Valentino, di cosa doveva parlare. Quindi parla di un amore come lo vedono tre ragazzi di 20 anni. Ed ecco, con un testo semplice, facile per tutti, per i più giovani, ed è per tutti, una canzone per tutti. È anche un amore globale, perché oggi ci troviamo in una situazione, l'ha detto anche il Papa, dove dobbiamo trasmettere più amore. Il mondo ha bisogno di un po' di pace e amore, quindi noi con il nostro piccolo ce la mettiamo. Ultima domanda, i bookmaker vi danno fra i favoriti, come vi sentite? Sentite un peso in più, una responsabilità in più? Beh, sicuramente ci fa piacere, no? Che la gente abbia fiducia in noi, però noi, come posso dirti, noi veniamo con tutta l'umiltà e con tutta la voglia di divertirci, questa è la prima cosa assolutamente, è una bella esperienza tutta da vivere e non vediamo l'ora di salire sopra quel palco, veramente. A prescindere dal risultato finale, alla fine quello che conta è divertirsi e fare musica in un modo sano, ed è quello che ci interessa di più, avere una competizione sana con gli altri e davvero fare la musica perché ci piace fare musica e non perché siamo ecco obbligati o dobbiamo farla per forza. Sai cosa trovo di strano? Che un po' di anni fa con un mio amico ho giocato una schedina a calcio, ho puntato per il Milan, adesso le persone puntano su di noi. È fighissimo. Il Milan aveva vinto o no? Vabbè. Scusa. Per il Milan, no, dici? Non tocchiamo questo. Ok, va bene. Ma anche perché io sono romanista, quindi... Lasciamo. Io non parlo perché... Tu sei? Juventino, 3-1, 100. Sì, lo so, vabbè.